che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. 8 giri del circuito, alla partenza troviamo ora la prima batteria della categoria G4. 8 chilometri da percorrere per gli atleti della G4 che però non si sono scoraggiati, sono partiti piuttosto velocemente, infatti il plotone risulta già molto frazionato in tanti piccoli gruppetti. Ricordiamo che oggi gli atleti devono combattere anche contro un caldo particolarmente afoso, come vediamo dalle immagini non c'è una nuvola in cielo, il sole picchia forte sui loro caschetti e questo rappresenta quindi un ostacolo in più. Io e te, io e te, dentro un bar a bere a ridere, io e te. Abbiamo visto esposto 3 giri al termine, quindi è passata a metà gara per quanto riguarda la prima batteria della categoria G4. Il plotone si è un po' rinfoltito, l'andatura in testa è leggermente calata, vedremo se nel finale qualcuno ne avrà ancora per far la differenza. Suono della campana ed è una coppia della Monte Clarence da affrontare in testa quest'ultimo giro. Mancano solo 1000 metri alla conclusione, tra poco scopriremo se la coppia della Monte Clarence riuscirà a mantenere la testa o se qualcuno sopravanzerà su di loro. Quello che potremmo fare io e te. Eccoli spuntare dall'ultima curva sul lungo rettilineo del traguardo, la coppia Monteclarense formata da Simone Gobbi che vince davanti ad Alessio Fezzardi. Al terzo posto si piazza Asia Zanardini. Io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini. Leggiamo la classifica, quinto posto per Rebecca Luciani della Freccia Rossa, quarto Carlo Zanetti della Springhedi, terza Asia Zanardini, sua compagna di squadra, secondo Alessio Fezzardi della Monteclarense e vincitore suo compagno di squadra Simone Gobbi. Per quanto riguarda le ragazze, terzo posto per Manuela Accordino della Freccia Rossa, seconda la sua compagna di squadra Rebecca Luciani e vince Asia Zanardini della Springhedi.